Elena Ponte in arte Fujiko. In arte Fujiko perché in questo cortometraggio che avete girato con la direzione di Igor Caponnetto ha interpretato appunto questo ruolo qui, insieme a Jigen, a Zenigata, Lupin. Tutti quanti. Com'è andata? Com'è stata questa esperienza? Ma è stata decisamente molto bella, ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo passato un'estate davvero bella. Ogni momento di tempo libero che avevamo l'abbiamo passato tutti quanti insieme con annessi e connessi, perché insomma le famiglie, i simpatizzanti sono sempre venuti a trovarci e abbiamo fatto veramente un bel marasma. Sì. Quanto sono durate le riprese? Diciamo, un paio di mesi alla fine. Zenigata era come nei cartoni animati? Peggio! No, Zenigata è stato veramente tanto bravo, tanto di cappello, è stato un vero attore. Ci ha fatto divertire, si è divertito e niente, lo vedrete poi, no, alla fine. E la triade Lupin, Jigen e Gaemon? E la triade Lupin, Jigen e Gaemon si sono trovati quest'anno. Diciamo Tommaso Strignano, che interpreta Lupin, è stato scelto questa primavera appunto per fare il corto, e diciamo c'è stata una buona sintonia fra tutti quanti. Niente, io gli voglio un bene da morire, fanno parte del mio gruppo principale, la AA Cercasi Lupin, e niente, tutti quanti sono stati molto bene insieme. Adesso la vediamo in versione Fujiko. È sempre lei, è sempre Elena Ponte, anche se vestita chiaramente dall'avvenente Fujiko. Raccontaci un po' la trama di questo film. Allora, la trama riguarda appunto Lupin, che è istigato appunto da me in questo caso, ruba una borsa piena di soldi a un noto boss mafioso. Il motivo principale per il quale questo boss si arrabbia tantissimo con Lupin non lo sappiamo ancora, perché dobbiamo andare a vedere il cinema, insomma, dobbiamo andare a vedere tutto quanto al cinema, e si scoprirà che una chiave misteriosa probabilmente ha fatto incavolare questo boss. Fujiko, quali sono le tue aspettative future una volta uscito questo fantastico cortometraggio della durata di ben 15 minuti? Dopo cosa farai? Cinema, televisione, spettacoli, telegiornali? Diciamo che le aspettative sono semplicemente quelle di avere tante visualizzazioni, insomma, per quanto riguarda il corto, e speriamo ci porti bene in un futuro che non sapremo. Nel frattempo ci diamo da fare, chi può per esempio collaborare con qualche trasmissione o qualche altro corto lo fa, lo farà, però per il momento insomma è nato tutto da un divertimento, e in teoria dovrebbe rimanere tale, a meno che insomma non ci siano degli ingaggi un po'. Elena, prima di questa fantastica esperienza, di questo cortometraggio in cui raffiguri la Fujiko, quali sono state le tue esperienze? Innanzitutto con Diego abbiamo girato un videoclip musicale per una banda appunto del Friuli, gli Overblood, e assieme alla banda Lupin invece abbiamo girato un altro videoclip, in questo caso internazionale, per Pitbull e Neil Rogers, ed è stato proprio quasi in concomitanza al cortometraggio, all'inizio del cortometraggio. Presto sarà anche in Italia, magari adesso si potrà vedere, insomma, se avete piacere su YouTube cercatelo, si chiama Un rifacimento degli Chic, Freak si chiama, Freak Out. Eri stata selezionata nuovamente per un'altra Fujiko? Sì, alla DJ Ten sono stata selezionata dal Trio Medusa in persona. Ma vi dirò la verità, Alessio avrebbe vinto sto casting, solo che per motivi di lavoro poi sono subentrata io. Chi è Alessio? Alessio è un ragazzo che si travestiva da Fujiko. Alla fine i telespettatori di Radio DJ hanno votato, e hanno votato lui, poi me e poi altre ragazze. E hai vinto tu. Alla fine sì, l'ho spuntata io, anche perché ho mostrato la pistola. Mi raccomando, andate alla pagina di Facebook di Lupin Live Action e cliccate un mi piace.